Grazie. Allora, intanto grazie dell'invito, sono contento di essere qua di nuovo. La volta scorsa avevo un po' accennato a quale, secondo me, potrebbe essere il ruolo dell'attore pubblico in una prospettiva di carattere liberale in campo urbanistico. Grosso modo l'idea era di cambiare il tipo di regole e di semplificare alquanto l'apparato normativo. Oggi vorrei provare, anche per non ripetermi troppo, visto che alcune persone le rivedo dall'anno scorso, con piacere, a parlarvi dell'altro versante. Cosa potrebbe fare in questo quadro il privato anche tramite un diritto di genere contrattuale? La discussione la conduco appunto assumendo come sfondo l'ottica del liberalismo classico, per cui l'idea è che lo Stato c'è, però il suo ruolo deve cambiare radicalmente rispetto al modo in cui l'abbiamo ultimamente inteso. Vorrei sottolineare che anche il privato forse deve cambiare il suo ruolo più di quanto immaginiamo quando facciamo i liberali. Mi soffermo su un aspetto particolare del problema del ruolo del privato, ossia vi parlerò di quelle che chiamo comunità contrattuali. Questo è il tema della mia comunicazione di oggi. La divido in 5 parti. Prima cosa, cosa sono le comunità contrattuali? Secondo, quali tipi di comunità contrattuali esistono? Terza cosa, quali sono le somiglianze o le differenze tra i vari tipi di comunità contrattuali? Quarta parte, quali sono i vantaggi e gli eventuali svantaggi o rischi delle comunità contrattuali? E quinta cosa, casomai ci sembrasse che i vantaggi sono più dei rischi, cosa possiamo fare per favorirle? Allora, iniziamo dal primo punto. Cosa intendo con comunità contrattuali? Tutti voi sapete che con comunità di solito si intende un gruppo di persone che condividono alcuni obiettivi o interessi situati da qualche parte su un territorio e che accettano o riconoscono un insieme di regole di convivenza comuni. Nel caso in cui questi tre aspetti siano ricompresi in un contratto sottoscritto da tutti i membri in questione, io parlo di comunità contrattuali. Quindi una comunità contrattuale sono un gruppo di persone che stanno da qualche parte e che hanno accettato in forma scritta, firmandolo, una sorta di contratto sociale che li lega e li obbliga a comportarsi in un certo modo. Ora vi faccio subito alcuni esempi così si capisce più chiaramente di cosa sto parlando. E quindi passo già alla seconda parte. Che tipo di comunità contrattuali esistono? Allora io penso ne esistano tre categorie principali, entro cui farò rientrare una serie di fenomeni tipici delle realtà urbane del passato, di oggi e spero anche del futuro. Allora questi tre tipi li chiamo così. Comunità contrattuali di proprietari, comunità contrattuali di affittuari e comunità contrattuali di comproprietari. In inglese viene molto più chic perché suonerebbe freehold contractual communities, leasehold contractual communities e commonhold contractual communities. Ma partiamo dal primo tipo, che ho chiamato comunità contrattuali di comproprietari. Vediamo un primo esempio di questa categoria. Allora, quello che succede è che negli Stati Uniti, intorno agli anni 70, alcuni imprenditori edili progettano una certa area, immaginate una certa area, non sarebbe male poter scarabocchiare, ma lo faccio nella vostra mente, immaginate una certa area in cui un imprenditore edile dice ok, qui ci metto delle casette, qua delle strade, un po' di verde, dei parcheggi, progetta tutta l'area. Oltre a progettare l'area come un complesso unico, immagina anche quali potrebbero essere le regole di convivenza e scrive anche una piccola costituzione locale. Cioè l'idea è, se io vengo ad abitare lì, per esempio, non posso alzare la mia costruzione di un altro piano, oppure le aree verdi non possono essere occupate per fare degli altri parcheggi, cose di questo tipo. E poi mette sul mercato sia il complesso costruito, realizzato, sia un pacchetto di regole. Quindi non un semplice oggetto edilizio, come siamo abituati a pensare, ma una sorta di oggetto istituzionale che ricomprende anche le sue regole di funzionamento. Questa cosa apparentemente un po' stravagante ha immediatamente un grandissimo successo. In questo caso specifico, che chiamo comunità contrattuale di proprietari, quello che succede è che se io voglio acquistare, mettete, un appartamento in uno di questi complessi, io divento proprietario dell'appartamento che compro e comproprietario di tutte le aree comuni.
Quando compro l'appartamento, perciò stesso accetto le regole che sono agganciate all'appartamento. Quando arriva il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, quando li ho venduti tutti, l'imprenditore si toglie di torno e consegna alle persone che hanno acquistato gli appartamenti l'intero complesso con le regole di convivenza. Quindi tutti quanti sono proprietari singolarmente del loro alloggio, ad esempio, e tutti sono invece comproprietari delle parti comuni. Immaginate qualunque cosa, strade, area verde, parcheggio o altri tipi di servizi. Questo modo di organizzare le cose era una volta tipico di molte città del passato. Questo tipo di regole di carattere contrattuale ha anche un nome specifico, che non so se avete mai sentito, ma si chiamano covenants. Sono un po' scomparse dalla teoria del diritto novecentesca, ma facevano parte della teoria del diritto dei secoli precedenti. Il termine covenants indica solitamente una regola di carattere contrattuale, cioè privato, tra entità che l'accettano volontariamente e riguarda il modo in cui si possono trasformare o meno alcuni spazi o edifici. La cosa sorprendente è che questi primi tentativi negli anni 60-70 hanno un grande successo, anzi la gente è disposta a pagare di più per andare a vivere in luoghi regolati in maniera piuttosto severa. Paradossalmente, perché noi continuiamo a raccontarci che la gente vuol stare e vivere senza regole e che se non ci fosse qualcuno che gliele impone saremmo una banda di pazzi, solipsisti ed egoisti. La realtà è che in passato gli individui hanno sempre saputo che, soprattutto quando comprano una casa, è importante avere una certa sicurezza del diritto delle regole all'intorno. E infatti nelle città del passato esistevano molti contratti, per esempio tra vicini, in cui uno diceva all'altro che viviamo vicini, però tu non alzarmi la casa di due piani, perché sennò la mia, tu intanto non versarmi dei liquami dall'altra parte. Per cui era normale che le città, anche ove non ci fosse un'imposizione dall'alto, avessero delle regole comuni. Quindi in realtà questa forma negli anni 70 riscopre un modo antico di regolare le cose. E come vi dicevo, paradossalmente molti cittadini spendono di più per comprare case in luoghi che ritengono ben regolati. Un aspetto che ha particolare successo, e qua il tema della certezza del diritto torna, è che la gran parte di questi insediamenti hanno queste regole che vigono per 20 anni senza che alcuno le possa toccare. Dopo 20 anni generalmente la cosa si rinnova di 10 anni in 10 anni, a meno che la quasi unanimità, quindi non la maggioranza semplice, ma una super maggioranza, le voglia cambiare. Quindi un aspetto che ha molto successo in questo caso è che le regole sono durature. Uno che acquista la casa in un certo luogo sa che per almeno 20 anni, per esempio, nulla può accadere nei suoi dintorni e sa che comunque potrà esprimersi con un'ampia maggioranza se le vuole mantenere per altri 10 o 10. Quindi una cosa che ha successo è anche il fatto che le regole sono stabili nel tempo. Diversamente da quanto accadeva, per esempio, all'epoca in molte altre città, stiamo parlando prevalentemente degli Stati Uniti, in cui invece le forme di pianificazione pubblica rinnovavano, rivedevano, cambiavano frequentemente le regole. È chiaro che siccome l'investimento per l'acquisto della casa è uno degli investimenti più importanti, avere una certezza delle regole al contorno è sembrata una buona idea. Questi complessi, oltre ad avere queste regole di base che sono una sorta di costituzione privata locale accettata da tutti, eleggono un board, come si chiama negli Stati Uniti, un consiglio d'amministrazione, se volete chiamarlo così, che si occupa della gestione, per esempio, dei servizi. E infatti le persone che vivono in questi luoghi versano una quota mensile o annuale per mantenere i servizi comuni. Ed esiste questo board composto solo da membri che abitano in zona, cioè soltanto chi fa parte della comunità può essere membro del board e in genere svolge questo lavoro in modo completamente gratuito. L'idea è che a rotazione i membri di queste, che potremmo chiamare associazioni non a scopo di lucro, eleggono un rappresentante. Quindi esiste una sorta di costituzione privata che detta le regole principali, stabile nel tempo, e una sorta di board che gestisce le faccende correnti, tipo raccoglie le quote e si preoccupa del funzionamento dei servizi collettivi. L'altra cosa che ha successo è che in realtà spendendo non tantissimo si riescono ad avere una grande quantità di servizi di qualità, cioè queste realtà che negli Stati Uniti vengono di solito chiamate homeowners associations, cioè associazioni di proprietari di case, forniscono servizi di pregio con una spesa non eccessiva. Quindi, oltre ad avere una certezza del diritto, hanno anche una certa efficacia nel trasformare
le quote che i cittadini versano in servizi desiderati. Quindi da pochi primi esempi questa cosa si moltiplica e ne diventano molte. La cosa interessante è che nasce una sorta di competizione, non solo per dimostrare che un imprenditore piuttosto che l'altro è più bravo a costruire o a progettare un'area, ma che è più bravo a inventare le regole di convivenza. Quindi si cerca di accaparrarsi compratori, in questo caso, o cittadini, tra virgolette, non solo dimostrando che si è più bravi a disporre edifici o servizi o spazi sul territorio, ma anche che sia in grado di fare una costituzione privata migliore. E quindi gli imprenditori in qualche modo si sfidano, grazie ovviamente anche ad avvocati ed altro, nel cercare di scrivere delle migliori costituzioni private locali. Quindi si accende una sorta di competitività. È come se anche le regole andassero sul mercato e venissero giudicate in base all'acquisto. Tanto più uno è disposto a sborsare, tanto più vuol dire che lo convincono le regole che vigono in quel luogo. Al giorno d'oggi negli Stati Uniti esistono circa 300-350.000 realtà di questo tipo in cui vivono svariate decine di milioni di cittadini e sono ancora in crescita. La cosa interessante è che hanno raggiunto le dimensioni più varie. Alcune di queste realtà contano 50.000, 100.000 o anche più abitanti, quindi penso che un po' come la città che ci sta ospitando, anche se la maggior parte hanno una dimensione media di qualche migliaio di abitanti. Però ce ne sono alcune molto famose negli Stati Uniti, ad esempio Reston oppure Columbia, che arrivano a dimensioni poderose. Quindi sembra che il modello regga sia da poche centinaia di abitanti fino a decine di migliaia. Questo è l'esempio principale di questo primo tipo che sto chiamando comunità contrattuale di proprietari, per intendere il fatto che ciascuno è proprietario di casa sua e tutti sono comproprietari per il tramite dell'associazione delle parti comuni, cioè le parti dove ci sono i servizi o gli spazi comuni. Ovviamente, se pensate al condominio, il condominio è una versione estremamente banale e semplificata di questa cosa. Le parti comuni sono assolutamente minime, più o meno l'ascensore, la hall d'ingresso, le scale e poco altro. Ecco, in questo caso immaginate un condominio invece che libera la possibilità di inventare spazi comuni e regole diverse e soprattutto regole diverse per diverse realtà. Vediamo il secondo modello che anche è interessante. Allora, questo è il primo, comunità contrattuale di proprietari. Il secondo modello lo chiamerò invece comunità contrattuale di affittuari. Cosa succede in questo caso? Immaginate sempre un imprenditore, un developer, quello che volete, di nuovo una certa area in cui distribuisce degli oggetti edilizi, dei progetti, degli spazi o altro, immagina sempre una lista di regole di convivenza, mette sul mercato questa realtà, in questo caso però non la vende, la affitta, cioè quindi la realtà è che a un certo punto, quando tutto sarà affittato, lui resta a gestire la realtà. E tanto più sarà bravo a gestirla, ad esempio a trasformare i canoni d'affitto in servizi efficienti, tanto più potrà chiedere canoni d'affitto alti. Quindi in questo caso il developer mira a guadagnare non sulla vendita di pezzi del suo insediamento, ma sulla capacità di gestione. Chi affitta, come nell'altro caso, accetta una sorta di piccola costituzione privata che lo obbliga e lo vincola ad agire in un certo modo. Quindi il modello assomiglia molto all'altro, però mentre nell'altro caso abbiamo diversi proprietari delle singole case e tutti con proprietari delle parti comuni, in questo caso abbiamo un proprietario unico e un insieme di affittuari. Anche questo modello era tipico di molte città europee del passato. Per esempio, la Londra dei secoli scorsi si è in gran parte sviluppata così. Le parti di Londra che a noi piacciono particolarmente, per esempio quelli con gli square quadrati, e così si sono sviluppati a suo tempo proprio grazie ad alcuni imprenditori che hanno progettato parti di città e hanno introdotto le regole di convivenza in quel luogo. Questi imprenditori nella Londra d'allora potevano andare a controllare, per esempio, se gli affittuari rispettavano effettivamente le regole, per esempio non costruivano negli spazi verdi, non alzavano eccessivamente le costruzioni. Se questo accadeva, il contratto d'affitto era immediatamente rescisso. Il modello funzionava particolarmente bene, questi proprietari cercavano quindi di guadagnare non istantaneamente, cioè vendendo pezzi
delle loro proprietà, ma mantenendo la proprietà sul lungo tempo. Questo modello, che è stato dimenticato per parecchio tempo, anche perché alcune leggi, come vi dirò in seguito, lo hanno reso impossibile o difficile, è stato riscoperto a metà del XX secolo. Vi viene in mente quale forma territoriale ha riscoperto l'idea di un unico proprietario che affitta a molti affittuari una struttura cercando di mantenerla efficiente nel tempo? C'è qualcosa che non viene generalmente in mente a nessuno, perché noi non guardiamo alle realtà territoriali in questo modo, ma sono i centri commerciali. La ragione per cui i centri commerciali hanno funzionato particolarmente bene nel XX secolo non è perché noi non sappiamo cosa fare la domenica pomeriggio, come insomma di solito ci viene raccontato, ma perché è una struttura che ha avuto una forma funzionante. La gran parte dei centri commerciali o degli outlet in giro per il mondo hanno un singolo proprietario, che è responsabile della progettazione e della gestione, e tutte le realtà, per esempio commerciali, sono in affitto. E tutto funziona su base anche di un sistema di rotazione degli affitti molto sofisticato. Voi quando andate in un centro commerciale o in un outlet di solito non trovate degli slot o degli spazi vuoti, ma tutto è continuamente affittato. Ovviamente chi aveva il centro commerciale o l'outlet doveva essere particolarmente bravo a fornire i servizi desiderati, per esempio parcheggi, per esempio spazi pubblici, per esempio pulizia o sicurezza, per poter chiedere più soldi a chi voleva andare a vendere scarpe da tennis o qualunque altra cosa. I centri commerciali riscoprono questo modello che era tipico, vi dicevo, della Londra di alcuni secoli fa. La cosa funziona e si allarga poi ad altre forme, ad esempio a complessi per uffici e così via. Ci sono svariati esempi di questo. Una versione molto in piccolo di questa cosa, a cui di solito non pensiamo, sono gli alberghi. Gli alberghi sono in realtà di proprietà di un singolo proprietario che fornisce una serie di servizi e qualcuno affitta per un breve periodo di tempo, in questo caso, pezzi di quella realtà. Quindi in realtà l'albergo è una versione in piccolo di questo modello che sto chiamando comunità contrattuale di affittuari. La cosa interessante è che anche questo secondo modello ha successo e si allarga. Di nuovo, la cosa interessante è che le regole esistono e chi acquista o affitta è obbligato a rispettarli. Faccio una piccola nota a fondo pagina che è interessante in termini di diritto ed è questa. Come vi ho detto prima, vengono chiamati covenants gli accordi volontari tra persone che riguardano le trasformazioni possibili di pezzi del territorio. Proprio intorno all'Ottocento nasce una causa giuridica famosa in Inghilterra, in particolare a Londra. La causa è questa: una persona, mettete che sia io, vende all'avvocato Scoppa uno spazio con una villetta al centro e insieme ad alcune regole. Una delle regole è che non si può costruire negli spazi verdi, cioè io gliela vendo ma vorrei che rimanesse verde così com'è con la villa al centro. Lui accetta contrattualmente questa cosa, però poi lo vende a qualcun altro, ad esempio alla persona che è di fronte a me. La terza persona non vuole più rispettare le regole e vorrebbe costruire anche nelle parti verdi. Si va davanti a un giudice che stabilisce una massima che rimane valida anche negli anni dopo, che in inglese suona covenants run with the land. L'idea è che i covenants, cioè le regole, sono attaccate alla terra e quindi passano di proprietario in proprietario, ovviamente purché l'acquirente non nasconda a colui che vende non nasconda all'acquirente l'esistenza di queste regole. Quindi l'idea è che queste regole restano attaccate agli edifici o alla terra. Questa è la ragione per cui i modelli di cui vi sto parlando possono reggere nel tempo anche se uno può rivendere o riaffittare. L'idea è che le regole sono attaccate agli edifici. Questa è una cosa curiosa e interessante che di nuovo garantisce la certezza del diritto sul lungo termine. Terzo modello di cui vi parlo l'ho chiamato comunità contrattuale di comproprietari. Beh, in questo caso immaginate tutte le cose che abbiamo detto prima, semplicemente tutti sono comproprietari di tutto. Questo è il caso tipico di quelli che la Ostrom, premio Nobel per l'economia, chiama commons, ogni tanto tradotto in italiano con lo stravagante termine beni comuni. Ma la realtà è che si tratta di, anche in questo caso, di forme tipiche dei secoli scorsi, ad esempio dell'Italia, dove ad esempio un certo bosco era di proprietà
collettiva di un gruppo di individui che accettavano certe regole su come si tagliava o meno la legna, quando e in che modo. In questo caso tutti sono comproprietari di tutto. Una formula simile è quella delle cooperative residenziali, in cui tutti sono comproprietari della cooperativa, cioè hanno una certa share, una certa quota della cooperativa, e per essere membri della cooperativa hanno il diritto di usare, ad esempio, un alloggio. Anche queste forme erano tipiche di una volta, semplicemente in questo caso tutti sono comproprietari di tutto. Di nuovo, la cosa interessante è che esistono delle regole che disciplinano il modo in cui le persone possono comportarsi reciprocamente e il modo in cui, per esempio, possono o non possono trasformare gli immobili e lo spazio. In tutti e tre i casi le regole sono di natura contrattuale, cioè nessuno le ha imposte, qualcuno le ha in certi casi proposte, ad esempio alcuni imprenditori, e acquirenti, cittadini, affittuari o altro hanno accettato volontariamente di rispettarle. Quindi questi sono i miei tre modelli principali, al cui interno possono rientrare casistiche molto diverse. Adesso non ve la faccio lunga, però l'esempio principale nel primo caso, cioè comunità contrattuali di proprietari, sono le Homeowner Associations negli Stati Uniti. L'esempio tipico nel secondo caso, cioè comunità contrattuali di affittuari, sono stati i shopping mall e le outlet. Poi la cosa si è espansa con forme varie e miste che comprendono uffici, residenze, commerci e varie cose. Nel terzo caso, comunità contrattuale di comproprietari, abbiamo invece una situazione in cui tutti sono comproprietari di tutto, ad esempio di un bosco, di una certa parte del territorio naturale, oppure di alcuni edifici, tramite varie forme cooperative. Ora, la cosa interessante, e arrivo alla terza parte, è quali sono gli aspetti che hanno in comune e quali sono le differenze. Allora, le differenze le abbiamo viste. Una riguarda il regime proprietario. Nel primo caso ciascuno proprietario del suo alloggio e tutti comproprietari delle parti comuni. Nel secondo caso un solo proprietario e tutti affittuari. Nel terzo caso tutti comproprietari di tutto. La seconda differenza riguarda invece i metodi decisionali. Nel primo caso si decide, quando si tratta di decidere, tramite un board che viene eletto. Nel secondo caso decide il proprietario unico, vincolato dal fatto che se sbaglia le decisioni perde affittuari o deve affittare a un livello più basso. Nel terzo caso, di nuovo, forme collettive di decisione simili al primo sono depositarie delle scelte da fare. La cosa però più interessante sono gli aspetti che hanno in comune queste forme e provo a sottolinearli. Il primo elemento che hanno in comune è che tutte e tre sono forme di proprietà privata. Una delle idee più stravaganti del Novecento è che la proprietà privata sia una cosa in cui c'è un singolo individuo o una singola famiglia che è proprietaria di una singola cosa, ad esempio una villetta col giardino. La realtà è che storicamente la proprietà privata è stata in forme molto diverse, anche in forme collettive. Quindi tutte queste, come vedete, sono forme di proprietà privata. Non importa che sia un singolo, due singoli, tre singoli, quello che fa sì che siano forme di proprietà privata è che ovviamente in tutti e tre i casi i non proprietari sono esclusi dall'uso o dall'ingresso. Quindi i membri di una Homeowner Association ovviamente possono escludere coloro che non lo sono, cioè coloro che non sono proprietari o non pagano per i servizi che vengono forniti e così via. Questo punto mi interessa particolarmente sottolinearlo perché di solito queste cose vengono trattate come se fossero un'alternativa alla proprietà privata e anche un'alternativa alla proprietà pubblica. Non sono un'alternativa alla proprietà privata, sono forme tipiche che la proprietà privata aveva nei tempi passati e che a volte sono state addirittura impedite da alcune leggi. Quindi la proprietà privata non si predica solo di un singolo individuo o di una singola famiglia che possiede un singolo pezzo. Ovviamente possono esserci varie forme di proprietà privata collettiva. La caratteristica che fa sì che siano proprietà private è che ovviamente i non proprietari sono esclusi dall'uso dei beni di cui stiamo parlando. Ho l'impressione che se il diritto pubblico o statuale privato non impedisce forme varie, ne vedremo anche di nuove e inattese. La cosa interessante, vi dicevo, è che in realtà a volte sono state leggi statali a rendere più difficili queste forme. Per esempio in Gran Bretagna, vi ho detto, a Londra buona parte della città si era trasformata attraverso forme di comunità contrattuali di affittuari,
cioè singolo proprietario che sviluppa una parte e poi affitta introducendo anche delle regole d'uso, beh, a un certo punto all'inizio del Novecento alcune leggi in Inghilterra rendono difficile o quasi impossibile questo modello. Si possono fare varie ipotesi sul perché, di sicuro esistono e di sicuro molti di questi proprietari finiscono col vendere piuttosto che affittare, così diciamo frammentano o polverizzano queste realtà. Cosa simile accade con i commons in Italia, cioè con quelli che un tempo erano proprietà private, collettive di gruppi. Alcune leggi, dopo l'Unità d'Italia e un'altra a inizio Novecento, rendono queste forme molto più difficili e cercano di definire esattamente quali devono essere i confini entro cui devono operare. Molte di questi gruppi di comproprietari non riescono a entrare nelle nuove maglie della legge e a volte abbandonano questi spazi che, guarda caso, rientrano a fare parte delle proprietà delle amministrazioni locali, in molti casi. Però sicuramente si può mostrare come in Italia alcune forme di legge abbiano reso più difficile quello che un tempo era normale. Quindi, in sintesi, quello che sto dicendo, e questo è il primo aspetto che vorrei sottolineare relativamente a queste tre realtà, è che si tratta di forme di proprietà privata, in molti casi collettiva, che è una forma tipica di proprietà privata che è sempre esistita. Il fatto che nel Novecento ci si stupisca di queste cose, tanto che alla Ostrom è stato dato un premio Nobel perché ha scoperto che possiamo anche gestire le cose in comune, secondo me dimostra che abbiamo un po' di amnesia storica su quello che la proprietà privata è stata e su quello che le abbiamo impedito deliberatamente in certi casi di essere. Quindi, prima di parlare di nuove forme comuni, di terza via o di altro, penso che dovremmo semplicemente ragionare sul fatto che è del tutto normale che più di una persona possa essere proprietaria di qualcosa insieme a un'altra. E questo è il primo punto che mi sembrava interessante sottolineare. Il secondo punto che è comune a tutte queste realtà, come vi dicevo, è che le regole sono accettate volontariamente. Cioè, invece di essere imposte da qualcuno, le persone che vivono, affittano, comprano in questi luoghi accettano deliberatamente di sottoporsi a regole, anzi firmano volontariamente di essere sottoposti a regole. Quindi in questo caso abbiamo non un contratto sociale ipotetico come insomma certa filosofia politica ha immaginato, ad esempio appunto da Rousseau a Rawls, oppure un contratto sociale implicito come lo stesso Locke in realtà immaginava, ma abbiamo un contratto sociale reale, cioè esiste uno statuto in cui tutti hanno messo una firma. L'altra cosa che io trovo sia particolarmente interessante è questa. Se voi prendete un testo di teoria del diritto, sapete tutti che di solito si distingue tra il diritto pubblico e il diritto privato. Il diritto pubblico è quello che regola i rapporti tra lo Stato e i cittadini, il diritto privato è quello che regola i rapporti tra i cittadini. Il punto è che tutte e due sono statuali in realtà, anche se lo chiamiamo pubblico e privato, nel senso che comunque sono entrambe forme di diritto statuale. Uno studioso del diritto italiano che si chiama Cesarini Sforza ha proposto una terza categoria che lui chiama diritto dei privati. L'idea è che, pur nel rispetto del diritto statuale pubblico e del diritto statuale privato, esista un'altra forma di diritto che non è il diritto privato statuale, ma il diritto contrattuale che i privati creano. Queste forme di comunità contrattuali rispettano il diritto pubblico, per esempio statunitense, rispettano quello che chiameremmo il diritto privato statunitense, ma le regole che sono scritte dentro negli statuti di queste associazioni le hanno fatte loro, le hanno inventate loro, sono puramente private, pur muovendosi nell'alveo del diritto pubblico e privato esistente. Quindi Cesarini Sforza suggerisce la categoria del diritto dei privati per sottolineare qualcosa che diritto è, pur non essendo di origine statuale. Questo punto mi sembra interessante perché, come voi sapete bene, un'altra delle idee o delle manie del Novecento è l'idea che se il diritto esiste, per forza deve averlo creato lo Stato. Lo Stato può creare una parte del diritto, la cosa interessante è che anche cittadini organizzati possono creare diritto o anche inventare diritto e magari essere anche bravi a fare questo. Quindi la cosa che mi interessa è che tutti questi tre casi sono casi di diritto dei privati. E come vi ho detto, sono anche casi in cui ci si mette in concorrenza, cioè si cerca di produrre un miglior diritto, per cui si cerca di accaparrarsi affittuari o acquirenti cercando di mostrare che si è più bravi a produrre le regole di convivenza.
L'altro punto interessante è che, per quanto riguarda i servizi, molte di queste realtà si autofinanziano, cioè semplicemente si autotassano per ottenere determinati servizi. E in molti casi ci riescono anche bene, nel senso che il tasso di conversione tra la quota di risorse versate e i servizi ottenuti è decisamente positivo. Voi sapete che uno dei problemi di cui non si discute abbastanza è che la tassazione pubblica spesso non solo è alta, ma che quello che si riceve in cambio dalla tassazione pubblica a volte sembra non essere così efficace, cioè la performance nel fornire servizi sulla base di tasse ricevute non è così efficace. Queste realtà locali sembrano invece fare di meglio, di molto meglio. Ultima cosa che sottolineo, che accomuna tutte queste cose, è questa. Voi sapete che uno degli argomenti tipici per l'esistenza dello Stato nella fornitura di infrastrutture e servizi è la tradizionale idea dei beni pubblici. Voi sapete, i beni pubblici, questo si trova scritto in tutti i manuali di economia neoclassici, sono quei beni che sono non escludibili e non rivali. Non escludibili nel senso che una volta che ci sono tutti ne possono trarre beneficio. Per fare un esempio sciocco, la luce del sole, se c'è, possiamo trarne tutti benefici e non è facile impedire ad alcuni di non trarne. La cosa interessante relativamente al discorso che stiamo facendo, e mi soffermo solo sulla caratteristica della escludibilità, è che tutti i beni che sono attaccati al suolo invece sono escludibili per definizione. Cioè, io posso impedire che una persona entri o non entri in una strada, che usi o non usi un parcheggio, anzi, per quanto riguarda le strade, per esempio, abbiamo inventato dei meccanismi che una volta non esistevano per controllare ingressi e uscite, anche dei meccanismi elettronici. Quindi la realtà è che tutti i beni territoriali non sono beni pubblici nel senso classico della definizione, perché almeno per la gran parte sono escludibili. Il fatto che siano escludibili fa sì che possano sorgere comunità contrattuali, che possono escludere altri che non pagano le loro quote dai benefici forniti. Quindi in un qualche modo la realtà è che quelli che Samuelson chiamava negli anni 50 beni pubblici sono un po' pochi, non sono così tanti. Questo non vuol dire che non ci siano ragioni per cui il pubblico debba fornire alcune infrastrutture. Io non sono un anarchico, ma penso che lo Stato debba esistere, penso che dobbiamo trovare degli argomenti diversi, perché l'argomento classico dei beni pubblici copre molto poco. Tutte queste comunità sono in grado, per esempio, di fornirsi quasi ogni tipo di servizi noi possiamo immaginare. Vi farò poi degli esempi più oltre. Quindi, in sintesi, quello che accomuna queste realtà è che sono tutte forme di proprietà privata, sono tutte forme in cui si esercita il diritto dei privati, nel senso che il diritto viene creato contrattualmente dai privati, sono realtà in cui il diritto è accettato volontariamente e non imposto, sono realtà che si autofinanziano e sono piuttosto brave di solito a trasformare i soldi che raccolgono in servizi forniti, e per finire sono tutte realtà in cui non si parla o non si può parlare di beni pubblici, perché i beni, essendo attaccati al suolo, sono piuttosto facilmente escludibili, sia con metodi tradizionalissimi sia con metodi più sofisticati come telecamere o altre cose. Fine della terza parte. Allora, quello che vi ho detto fino adesso è abbastanza analitico o empirico, nel senso che vi assicuro che è abbastanza vero che esistono queste forme, ve ne posso nominare molte, le potete trovare anche su internet, posso dirvi quante sono, quali sono i numeri. Le ultime due parti invece sono di carattere un po' più normativo o politico, se volete, perché adesso, oltre ad avere descritte, la quarta domanda è: quali sono i vantaggi di queste forme e quali possono essere i rischi? E la quinta sarà, casomai ci piacciono in qualche modo, cosa possiamo fare per favorirle. Allora, veniamo ai vantaggi. Io credo che queste forme abbiano alcuni vantaggi. Provo a elencarvi quelli che a me sembrano dei vantaggi. Beh, prima di tutto, mi pare che, nel caso le lasciassimo fiorire, i cittadini abbiano più libertà di decidere qualcosa relativamente al loro ambiente di vita. Lasciate che vi faccia l'esempio dei condomini in Italia, che voi forse conoscete piuttosto bene. In Italia, se voi fate un'aggregazione residenziale, quella deve essere un condominio. Le regole che il condominio deve seguire per quanto riguarda il modo in cui si fanno le assemblee, le maggioranze, come si paga, come si vota, come si contribuisce, i millesimi, sono già tutti scritti in modo
assai preciso nelle leggi nazionali. Quindi in realtà i condomini hanno dei regolamenti di condominio particolarmente identici. Di solito noi non scegliamo un condominio piuttosto che l'altro perché l'apparato normativo ci sembra più interessante o perché ci sembra che quel meccanismo di voto di pagamento sia migliore. Correggimi se sbaglio. Di solito li scegliamo per gli aspetti, la localizzazione. Immaginate invece la possibilità di avere più ampia possibilità di inventare regolamenti edilizi diversi. Voi sapete che, per esempio, una norma nazionale impedisce di avere degli animali domestici, se non erro, nei condomini. A me piacerebbe invece immaginare che ci siano dei condomini per gatti, condomini per cani, e che la gente che ama i gatti non vada in quello per cani, e così via. Sapete che in Italia, quando pensiamo a una situazione particolarmente litigiosa, quello che ci viene sempre in mente è l'assemblea di condominio. È l'esempio tipico che la gente fa per mostrare come persone che fino al giorno prima erano gentili, vi davano lo zucchero se vi mancava, oppure vi aiutavano con la spina elettrica, appena entrano nell'assemblea di condominio diventano delle belve. La mia ipotesi è che questo accada perché possono solo discutere le regole a posteriori, dovendo prenderle tutte uguali in partenza. La mia domanda è: perché non dobbiamo averle più differenziate, a lasciare alla gente più libertà? E quindi, se uno sceglie di vivere in un condominio specificamente costruito per gatti, non può poi lamentarsi del fatto che incontra un micio a volte sulle scale. Non faccio per caso l'esempio degli animali, perché, come sapete, sta diventando una passione o una moda quello di avere animali domestici in casa. Io non credo che uno possa continuare a costruire edifici nel modo tradizionale, con regole tradizionali, e poi metterci dentro dei cani. Penso che se uno vuole veramente avere gli animali domestici, anche la progettazione, la costruzione, la regolazione devono essere diverse. Pensate alla questione del rumore, dei passaggi o altro. Quindi il primo vantaggio che io vedrei se volessimo lasciare più spazio a queste realtà è che avremmo realtà molto più diverse, in cui ognuno si potrebbe scegliere quella che meglio si attaglia alle sue abitudini o anche manie, se volete. La seconda cosa che è collegata alla prima è che queste realtà sarebbero ovviamente più tagliate sui bisogni delle persone. Insomma, oggi uno va in un condominio e si trova un regolamento di condominio che più o meno è lo stesso in tutta Italia, più o meno. In questo caso potrebbe scegliere e avere qualcosa di più adatto alle sue esigenze. In terzo luogo, penso che queste cose consentirebbero anche più creatività e competitività. A me piace pensare agli imprenditori edili e ai progettisti che non si preoccupano più soltanto degli oggetti spaziali, ma che pensano a oggetti o complessi di oggetti come spazi di vita, che sono anche spazi organizzativi o spazi di convivenza. Quindi mi piacerebbe immaginare che la creatività degli individui, delle associazioni, della società, dei progettisti, degli imprenditori si scateni anche dal punto di vista normativo. Per esempio, nessuno dice che dobbiamo pagare in millesimi necessariamente le quote comuni, o che i metodi di voto debbano essere solo in un certo modo o in un altro. Penso che possiamo inventare varie cose, magari anche migliori. La quarta cosa che a me interessa particolarmente, e qui vado su un punto che mi preme in particolare sottolineare, è che queste realtà potrebbero essere più autosufficienti da vari punti di vista. Vi faccio un esempio particolare. Pensate per esempio all'energia elettrica. Noi come abbiamo fatto nel Novecento a fornire l'energia elettrica alle case? Beh, la produciamo da qualche parte in degli impianti giganteschi, in genere in mano pubblica. Poi la trasportiamo con delle linee infinite per tutta l'Italia. Voi sapete, in Italia le linee elettriche sono più di 63.000 chilometri. Ovviamente sapete che lungo il percorso perdiamo un po' dell'energia che trasportiamo per un particolare effetto fisico, e poi l'andiamo a portare alla fine a degli utenti che sono totalmente passivi, che sono lì e la ricevono. Lo stesso facciamo con l'acqua e con altre cose. Ecco, una domanda interessante è: siccome oggi le tecnologie consentono quella che si chiama generazione distribuita dell'energia, cioè l'idea è, invece di produrla lontano e poi portarmela, perché non la possiamo fare in situ, cioè nel luogo in cui serve? Perché non spostarsi da un modello centralizzato dove gli utenti sono passivi a un modello policentrico di produzione dell'energia dove gli utenti sono invece anche attivi? L'idea in questo caso è di avere dei piccoli, piccolissimi impianti che possono essere per esempio condivisi da queste comunità contrattuali di cui vi parlo, che si producono l'energia che a loro serve.
Come sapete benissimo, le fonti rinnovabili spingono un po' in questa direzione, nel senso che il fotovoltaico, per esempio, tanto vale metterselo sulla testa se uno ha bisogno ed è inutile metterlo lontano. In realtà anche l'energia eolica sarebbe meglio pensarla così. Pensate come la pensiamo noi invece oggi. Cosa vi viene in mente se pensiamo all'energia eolica? Ha delle pale immense, poste ovviamente in dei posti piuttosto belli, ovviamente. E poi dovete trasportare tutta quell'energia lì. Ma perché non dovremmo pensare a dei micro impianti eolici sistemati nei luoghi in cui ci servono, dovendo spostare l'energia prodotta per molto poco? Quindi in realtà io quello che sto immaginando è che localmente ci si organizzi per essere autosufficienti in termini energetici. Tenete presente che i grandi sistemi di produzione di energia elettrica sono in difficoltà ora in tutti i paesi occidentali. Sapete che ci sono stati vari blackout negli ultimi periodi che sono stati piuttosto gravi e sono ancora un problema in vari paesi. Quindi il sistema centralizzato richiederebbe degli investimenti immensi per poter essere reso perfettamente funzionante. Per me è una domanda seria, è se per caso dobbiamo spostare incentivi, investimenti o altro verso una forma di produzione distribuita dell'energia. Ci sono alcune questioni tecniche o tecnologiche che sono ovviamente importanti, per esempio l'uso di quelle che vengono chiamate microgrids, che sono delle piccole reti locali interattive. C'è il problema delle batterie, che però sta per essere affrontato in modo interessante da alcuni produttori internazionali. In ogni modo, tecnologicamente non è così difficile immaginare, pur con alcune difficoltà, che i singoli luoghi si producano l'energia che a loro serve e la usino lì. Pensate anche al vantaggio che questo avrebbe in caso di difficoltà. Oggi, purtroppo, in caso di catastrofi naturali o di altro genere, immediatamente si blocca tutto se una parte del sistema non funziona. In questo caso le singole parti sarebbero autosufficienti. È ovvio che se lo immaginiamo in termini di energie rinnovabili, cioè basate su fonti rinnovabili come il sole, l'aria o altro, questo sarebbe anche un modello particolarmente pulito. È ovvio che le fonti rinnovabili per ciò stesso, secondo me, richiamano ai luoghi. Perché ovviamente se in un posto c'è più sole, tanto vale puntare sul sole, oppure è meglio mettere i pannelli fotovoltaici al sole e non all'ombra, come a volte abbiamo invece fatto perché la legge ci obbligava a mettere una certa quota di fotovoltaico. E così se in un luogo c'è un po' più vento, beh, allora ci metteremo qualche microturbina eolica in più, e lo stesso vale per i piccoli impianti geotermici, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che a me interessa è che noi quando discutiamo di queste cose di solito non pensiamo al singolo alloggio, cioè pensiamo anche in termini di incentivi o altro alla singola famiglia che ha il suo singolo impianto per scaldare il suo singolo appartamento o l'acqua. Queste cose diventano interessanti se invece pensiamo a gruppi organizzati, per cui se abbiamo questo quartiere, per esempio, in cui tutti i tetti esposti al sole sono di là, è inutile che ognuno abbia il suo singolo impianto, li mettiamo tutti di là e poi ci colleghiamo con una piccola rete interattiva locale. Cioè, in altre parole, sto pensando che l'energia distribuita è particolarmente efficace se non pensiamo a singoli appartamenti, ma ad aggregazioni di appartamenti. Guarda caso, mi fa comodo perché sto parlando di comunità contrattuali e mi piacerebbe immaginare a queste comunità contrattuali che abbiano anche una certa autosufficienza energetica. Lo stesso si può pensare per altre cose, anche per l'acqua, entro certi limiti, ma si può pensarlo anche per la questione della spazzatura, che sta diventando un problema, per esempio, in un sacco di città italiane. Quindi io penso che un modello di questo tipo, o la volontà di favorire il diffondersi di comunità contrattuali, che potrebbe essere fatte da singoli stabili, complessi di stabili, ma anche interi quartieri, potrebbe anche garantire una maggiore autosufficienza. A maggior ragione se queste cose fossero integrate insieme, perché dovremmo sempre pensarle tutte separate? Perché non dovremmo progettare gli spazi, le regole di convivenza negli spazi, la fornitura dell'energia, il trattamento dell'acqua, lo smaltimento dei rifiuti? Perché non dovrebbero essere sistemi integrati? Oggi invece abbiamo immaginato che ci siano spazi progettati, tutti con le stesse regole, e poi da qualche parte qualcuno che produce l'energia elettrica, l'acqua e tutto il resto, e poi viene a prenderci la spazzatura. Nelle versioni più recenti addirittura porta a porta, viene proprio da noi gentilmente a togliercela di torno. Ecco, perché non immaginare un sistema decentrato e policentrico che affronta questo tipo di problemi? Pensate se
Nel caso si riuscisse a produrre localmente energia elettrica, questo potesse servire anche per caricare le nostre auto elettriche. Beh, sapete che le auto elettriche esistono, sono una tecnologia ormai perfettamente esistente. È chiaro che se continuiamo a produrre l'energia usando delle risorse fossili, non è che abbiamo risolto moltissimo. Inquinerà meno l'auto, però continuiamo a produrre usando le risorse sbagliate. Ma perché non avere l'autosufficienza sia per scaldare le nostre case e magari per ricaricare le nostre auto? Mi sembra un tema abbastanza interessante. Dal punto di vista tecnologico, secondo me, siamo piuttosto avanti su questi temi, ma siamo molto lontani dal punto di vista, chiamiamolo politico o regolativo. Una nota a fondo pagina è che in molti paesi occidentali voi non potete avere neanche l'abitabilità se non vi collegate alle reti pubbliche dell'elettricità, dell'acqua o altro. Quindi, in realtà, la cosa interessante è che nemmeno si può abitare se uno non si collega alle reti pubbliche. Un'altra questione interessante è: ma come mai a un certo punto abbiamo deciso di fare le cose in maniera così accentrata? Certo, si dice, ci sono state ragioni di economie di scala e così via, ma è proprio vero per intero, forse anche una storia del modo in cui siamo giunti a certi modi di produrre l'elettricità o altro meriterebbe in una prospettiva liberale qualche attenzione in più. Quindi un quarto vantaggio che io vedo è che potrebbero essere più autosufficienti, più sganciate e più indipendenti, e che questo sistema policentrico di realtà potrebbe favorire un sistema a fonti rinnovabili e persino meno inquinante. Vado velocemente verso la fine. A me i vantaggi sembrano questi: una maggiore libertà nell'organizzarsi, una maggiore varietà, una maggiore competitività, una maggiore creatività, una maggiore autosufficienza e così via. Tutto questo implicherebbe anche una maggiore responsabilità, che però in un'ottica liberale non è niente di strano. L'idea che libertà e responsabilità vadano di pari passo è ovvio. A chiunque legga alcune pagine di Hayek è assolutamente ovvio questo punto. Soltanto un'idea banale del liberalismo di certi liberali può pensare che libertà e responsabilità siano due cose diverse. Quindi nel modello che io sto immaginando la responsabilità aumenta. Per esempio la responsabilità degli imprenditori edili aumenta, sarebbe ora che finalmente si inventasse qualcosa di nuovo. La responsabilità dei progettisti aumenta, la responsabilità dei singoli cittadini aumenta. Questo a me ovviamente fa piacere perché tendo a connettere libertà, responsabilità e creatività. Ci sarebbero anche dei rischi, sì, ci sarebbero anche dei rischi e dei problemi, poi ne possiamo parlare assieme. Alcuni rischi, secondo me, non sono direttamente connessi a queste forme, ma sono rischi più generali connessi all'aumento della libertà in certi campi. Se volete, poi ne parliamo. Concludo con la quinta parte velocemente. Ovviamente, come si è capito, a me questa cosa delle comunità contrattuali mi sta simpatica. Io vorrei che fossero un po' favorite, mi piacerebbe lo facessimo in tre modi. Prima cosa, l'ho già accennata, allargando le maglie dell'ordinamento normativo, ad esempio italiano. Invece di dire che tutti i condomini devono essere uguali, io vorrei che dicessimo alcune cose generalissime e poi che si organizzassero con le regole che vogliono, che potrebbero essere diverse in termini di pagamenti, redistribuzioni, assemblee, voti, animali, non animali, quello che vi pare. Ovviamente entro alcuni limiti pubblici che non possono essere varicati. Quindi vorrei una maggiore libertà nell'inventare le regole di convivenza dei quartieri o degli stabili. La seconda cosa, a me piacerebbe che si potessero introdurre degli sgravi fiscali o di altro tipo per le realtà che si autoforniscono alcuni servizi. Cioè, se uno la neve se la spala da sola, non posso fargli un po' di sconto e lasciare che se la spali invece di avere un sistema centralizzato per andare a togliere la neve in ogni posto? Oppure, se la spazzatura la raccolgono loro e me la portano, perché non posso introdurre degli sgravi fiscali e far sì che me la portino loro? Fino a cose più sofisticate, come il trattamento in situ di certi rifiuti, piuttosto che la produzione di energia elettrica o altre cose. Cioè, mi piacerebbe immaginare che si potessero fornire degli sgravi fiscali, non totali ovviamente, perché uno deve continuare a contribuire anche a chi non è in grado di fare questo, ma degli sgravi fiscali per chi si autofornisce alcuni servizi. Da questo punto di vista, a me quello che interessa è che nel Novecento noi abbiamo attribuito alle amministrazioni locali una quantità di compiti che è assolutamente impossibile da svolgere. È inutile che continuiamo a dire che non ci sono le risorse. Nessuna amministrazione locale può fare tutto quello che le abbiamo richiesto. Voi sapete che se nevica un po' copiosamente, anche in alcune regioni del nord, come insomma, immediatamente il bilancio pubblico va in difficoltà, va in sofferenza, perché è estremamente costoso avere a disposizione tutti i mezzi per togliere la neve fino all'ultimo centimetro. E pensate a come siamo diventati noi cittadini, che non abbiamo più neanche una pala in casa. Io sto
sto pensando a zone del nord in cui una volta era ovvio avere una pala perché nevicava e uno insomma ce la doveva avere. Adesso noi non abbiamo più una pala e l'amministrazione pubblica viene a toglierci l'ultimo centimetro di neve. Allora non sarebbe il caso di ridiscutere su quelle cose che possiamo fare in maniera decentrata e quelle che invece è ancora il caso di fare in maniera centralizzata, senza immaginare che l'amministrazione pubblica le faccia tutte. Quindi a me piacerebbe pensare ad alcuni sgravi che favoriscono una maggiore decentralizzazione di alcuni sistemi. Terza cosa, mi piacerebbe che si potesse riconoscere l'autosufficienza nella produzione energetica o d'altro tipo. Voi sapete che oggi le cose sono in realtà a metà, se voi avete il fotovoltaico non è che potete proprio staccarvi del tutto, ma dovete rimanere sempre in qualche modo agganciati. Mi piacerebbe che invece fosse possibile uno sganciamento totale di chiunque voglia rendersi autosufficiente in alcuni modi. Quindi, e concludo, io non immagino che lo Stato scompaia, però immagino che dal punto di vista regolativo si limiti ad alcune regole di carattere molto generale che riguardano soprattutto che cosa nessuno deve fare nel trasformare il territorio o quali sono le regole generali e astratte che deve rispettare di lungo periodo o quali sono gli standard che deve garantire se per esempio si mette a produrre energia elettrica. Però non vorrei dirgli nel dettaglio se può o non può tenere un micio in casa o esattamente quanti metri quadri di quale funzione deve realizzare nell'area C. Dall'altro lato vorrei che per quanto riguarda servizi e infrastrutture pubbliche si ridiscutesse tra quelli che è giusto o efficiente o efficace o possibile che vengano forniti centralmente, può darsi che i servizi sanitari siano di questo tipo, e invece quelli che non è affatto il caso di fornire in maniera centralizzata e che potremmo pensare di fornire in altro modo. Quindi, come è tipico nella tradizione liberale, io penso che lo Stato debba fornire alcune infrastrutture e servizi, ma quelle che può fornire effettivamente ed in maniera efficace. Qui il punto per me sarebbe tornare a discutere non solo dell'entità della tassazione, di cui giustamente i liberali si preoccupano, ma anche della conversione delle risorse versate in tasse in servizi, cosa in cui l'Italia è ai posti più bassi d'Europa. Quindi, in conclusione, il tema delle comunità contrattuali è un tema, secondo me, interessante sia empiricamente, perché sono realtà che si stanno sviluppando e penso possano interessare imprenditori e progettisti, oltre che cittadini, sia, mi sembra, perché è un modo per ridiscutere dei compiti dello Stato che vorrei rimanesse ma cambiasse un po' radicalmente il suo ruolo. Ovviamente, da liberale, mi aspetto che anche i cittadini facciano la loro parte e assumano nuove responsabilità e capacità creative. Grazie.